essere né aiutati né protetti gli arbitri di Serie A. Devono essere pagati bene, considerati bene come professionisti e devono rispondere pubblicamente, devono anche comportarsi accettando gli errori come professionisti, come soprattutto gli allenatori di Serie A e B che vengono licenziati e non hanno tanti adesso, non hanno più un introito perché non hanno più posto di lavoro. Purtroppo al livello del calcio d'elite gli arbitri spesso non prendono in considerazione, prendono un po' e vino alla leggera il loro lavoro. Però sono contento che Davide ha messo in quella direzione che volevo io anche sentire stasera, visto la presenza di parecchi arbitri regionali. Qui è scritto promozione delle figure arbitrali. Secondo me bisogna aiutare i ragazzi. Constato già dopo 3 mesi di presidenza che c'è un problema allenatori, c'è un problema genitori. Nel senso, noi abbiamo diversi slogan, uno di quelli è rispetto. Io volevo sapere qualche proposta da parte degli arbitri e anche della federazione, come possiamo arrivare a diminuire questi eccessi di comportamento da parte degli allenatori e dai genitori. Per esempio, butto una idea, perché non fermare una volta 10 minuti la partita? Io voglio proprio avere una soluzione perché mi preoccupa tanto questo fatto. Non posso accettare che si continua a parlare, dobbiamo e non si fa niente di concreto. Perché gli arbitri vengono insultati dai giocatori, degli allievi, dei genitori e anche degli allenatori. Io sugli allenatori posso avere un'influenza con i miei colleghi della società. Sui ragazzi anche, ma sui genitori no. Però è lì un grande problema, già all'inizio è stato detto. Spero stasera di avere qualche proposta che dopodiché si possa affrontare magari con una commissione per proprio cambiare un po' questo mondo del calcio a livello giovanile. Perché è uno sport e noi dobbiamo essere piuttosto qua una prevenzione che dopo lo Stato mette milioni a disposizione. Grazie cari, intanto consegniamo il microfono al signore Cio, vuoi dire un po' della tua esperienza? E poi magari... Io volevo litigare, sono stato uno dei primi che ha fatto i famosi raggruppamenti, ma quello non è un mito. Ma noi nel nostro raggruppamento abbiamo detto diverse cose, non è che è uno di quelli che funziona meglio dal lato tecnico. Allora, prima di tutto a te hai detto delle belle cose, neanche quello che ha detto il Davide, parliamo della realtà qui, perché con tutto il rispetto gli abiti professionisti sono pagati, devono rispondere, condivido tutto. I nostri allenatori dobbiamo prima di tutto essere più severi quando prendiamo della gente, perché a gratis da noi non viene nessuno. Non ho mai sentito un allenatore, è meglio che lì chiarire le cose, che si è offerto gratis. Spero che si è offerto gratis perché non prendiamo nessun posto. Sono tutti, o il 1000, 2000, 3000, parliamo degli allievi, non parliamo poi degli attivi, signori, perché sappiamo tutti benissimo i soldi che prendiamo fuori per pagare allenatori e specie di allenatori. Però io devo dire che tutti quelli che ho pagato mi hanno dato, chi più chi meno, in Madai, sono contento. Allora, responsabilizzare di più gli allenatori, noi presidente, quando uno sbaglia, genitori, noi abbiamo messo una regola, lo so che adesso, razzismo, non vedo che razzismo che sei in Ticino, adesso, prima di tutto non generalizziamo perché non è poi così, io sono del calcio da una vita e il calcio è sempre stato così, una volta io italiano e svizzero, adesso che portoghese, spagnolo, jugoslavico, non vedo che razzismo che c'è. E poi i casi che capitano, bisogna andare a fuori, io non ho mai sentito dalla federazione quando tutti quei casi, quest'anno 5, 6 interventi hanno picchiato, mai sentito le punizioni. Questo secondo me la federazione dovrebbe dire, allora quel signore, chiaramente quando è stato approvato che hanno fatto qualche cosa, perché magari lui che discagliava più che viene, allora tac, comunicato, il signore è stato condannato e chi è là. Noi adottiamo un metodo che è le mie al massimo. Però una volta glielo diciamo al papà, la seconda glielo diciamo, la terza volta, dispiace, figlio prende la borsa, lo so che non è giusto, va a casa col papà e si cerca. Sì, ma si punisce il ragazzo. Sì, ma allora, scusa, cosa fai al giorno d'oggi? Cosa? Allora, una volta glielo dici, la seconda glielo dici, ma le figure che fai davanti agli altri genitori. Poi che i genitori lì trascinano gli altri. Ma è lui, papà, non siamo noi che dobbiamo. E alla fine noi, genitori, ne abbiamo fatto negli ultimi anni 4 o 5, non è che ne abbiamo fatto.
è l'unico sistema. Se mi dici un altro sistema. No, non lo so, io sono qua la prima volta. Questa è la prima. Vorrei che si mettesse a discutere. Sì, giusto. Perché se da anni si parla di questo. Da anni, stanno a mese di gennaio. C'è stata una campagna stampa su quello che è successo. Io ce l'ho dentro nel mio classeur. Voglio che si faccia qualcosa di più concreto. Perché io non sopporto quelle cose. Quando allenavo Lugano, lo posso dire, lo dico ai miei spesso, sabato mattina, io, per togliermi un po' la tensione, andavo a vedere i ragazzi. Ma Lugano, quei tempi lì, settore giovanile, Bruno, ma non parlavo nessuno. Ti ringrazio Bruno, c'è stato una gioia sui campi che a me mi faceva bene e andavo a casa molto più sciolto e più preparato. Quello, io ho pochissima esperienza. 30 anni fa è cambiato tutto. Non può essere una scusa il fatto che sia cambiato tutto e che sono passati 30 anni, perché comunque dico una cosa che ti lascio intervenire. Allora, io ho per principio che i ragazzi che hanno a che fare con me nelle selezioni non possono bestemmiare e non possono utilizzare parole di un certo tipo, perché comunque dà fastidio perché non è rispetto, è qualcosa d'altro. Quindi io penso che un arbitro che sta arbitrando una partita di allievi B, faccio un esempio senza entrare nello specifico, anche se ne ho assistite ad alcune che mi hanno veramente scioccato, partite di allievi B dove l'insulto più gentile è l'insulto peggiore che noi magari mai abbiamo pensato di pronunciare, o utilizzare questo porco in modo semplicissimo. Uno può essere cattolico o meno, però dobbiamo sempre pensare che il nostro modo di comportarci potrebbe disturbare gli altri. Allora, perché non iniziare ad intervenire facendo in modo che il ragazzo si debba rendere conto che magari sta sbagliando? Perché purtroppo al giorno d'oggi, e questo ce ne accorgiamo tutti i giorni, un ragazzo di 14 anni che, scusate la volgarità, io non uso mai questa parola, ma che dice cazzo, lo dice pensando di essere più forte e più bello degli altri. O lo dice addirittura per essere più bello agli occhi delle proprie compagne di classe, perché sembra quasi la creazione di una personalità superiore a quella degli altri. Ma secondo me è proprio il contrario. È proprio il contrario. Allora, voi, classe arbitrale, e lo dico in senso veramente di grande rispetto nei vostri confronti, non dovete, a mio modo di vedere, aver nessun problema nell'intervenire in modo anche fermo. Ma questo è già un insegnamento verso i genitori esterni. Ma perché non dobbiamo avere il coraggio di reagire? Cruz ogni tanto gli parte una qualche virgolata, ma sicuramente il fatto che gli parta non arreca danni ad altri, perché difficilmente viene sentito quello che Cruz dice se ci sono 3.000 spettatori al comunale di Chiasso domani sera. Il problema però, se siamo sul campetto di periferia, con tutto il rispetto per la periferia, ad assistere a una partita di allievi C, con oltre ai ragazzi che stanno giocando, fuori i bambini di 7 anni che sono i fratellini o le sorelline di questi ragazzi e che sentono che questo viene concesso e permesso, ma cosa pensiamo, che tra 4-5 anni le cose miglioreranno? No, non faranno altro che peggiorare. Già la televisione ci dà insegnamenti negativi, allora cerchiamo, non perché il giornalismo non dà questi insegnamenti negativi per fortuna, però se possiamo cominciare, se possiamo iniziare ad essere positivi, facciamolo. Guardate, e Bruno lo sa, perché è un po' che mi conosce Fabrizio anche, se un giocatore della selezione cantonale utilizza la parola cazzo, lo ripeto anche se non è veramente una parola che sta nel mio vocabolario, prende le proprie cose e se ne va. Prende le proprie cose e se ne va, dopo potrà essere esagerato. Ma a che cosa serve dire quella parola? A che cosa serve? A nulla. Sinceramente a nulla. Sì, ma Davide, scusa un attimo. Prego. I giocatori che giocano alla selezione hanno già inquadrati che non sono inquadrati, perché prima di arrivare in selezione erano uguali agli altri 650 della loro età. Quando ero lì, Bruno qua, io mi ricordo del Lugano che ha detto che era proibito i genitori parlare. Adesso, caro mio, è cambiato tutto. Adesso carichiamo ancora gli arbitri che devono andare là a dire i genitori. Deve dire genitori, se fate la prossima volta. Io non ho detto questo, non ho detto che l'arbitro è andato ai genitori.